Bene, 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 siamo di nuovo qui a Manfredonia TV per l'ennesima puntata dedicata al campionato nazionale di Serie D. Come al solito, a commentare il campionato di Serie D, gli ospiti opinionisti, il dottor Luigi Esposto e l'avvocato Antonio Castriotta. Ben trovati, Ciao Vincenzo. Ciao. amici di avventura. Non uso il termine compagni d'avventura perché è desueto ormai, io credo che vada meglio amici di avventura. Antonio Castriotta, con lui subito a parlare di questo campionato di Serie D, però un breve cenno lo vogliamo fare immediatamente, non so se prima o dopo, poi decidiamo assieme, lo facciamo in diretta, sul campionato di Serie B in cui milita anche il Foggia che è risultato sconfitto in quella di Avellino, una sconfitta che ha generato tantissime polemiche e soprattutto una sorta di protesta generale da parte della tifoseria per quello che sta avvenendo all'interno del, se vogliamo, dello spogliatoio del Foggia. Un risultato che mette in luce i limiti della squadra foggiana e che chiaramente richiede che si corra quanto prima al riparo o ai ripari. A voi la parola. Inizio io? Vabbè, Beh, potete. vabbè, credo Siamo che comodi. i risultati del Foggia siano piuttosto eloquenti nelle disamine che poi conseguentemente ne vengono fuori, perché questo Foggia su tre gare di campionato ha incassato ben 11 reti e quindi le 11 reti sono sintomatiche di una situazione tecnica che vede il Foggia in qualche modo deficitario, specie per quanto concerne l'assetto difensivo. Detto questo, io ho visto sia la partita che ho perso la partita, diciamo, non ho potuto assistere all'incontro, la partita inaugurale della stagione tra i cadetti con il Pescara, dove il Foggia ha subito 5 reti dall'ex Zeman, ma ho visto la partita con l'Entella in casa, dove è vero che il Foggia ha sciupato malamente delle occasioni per far suo l'incontro e quindi per vincere la partita, ma in realtà dopo il gol, quando poi è venuta fuori l'Entella è riuscito a raggiungere il pareggio, poi nella seconda parte della gara l'Entella non dico che ha messo alle corde il Foggia, ma quasi, ha quasi sempre tenuto il pallino del gioco e quindi il risultato è certamente giusto. Mentre per quanto concerne la partita con l'Avellino non c'è stata partita. Una parentesi, Entella che con De Luca proprio sabato scorso ha matato praticamente la partita, un'ottima partita che è stata anche proprio da parte dei commentatori di Sky, è stata considerata la partita di De Luca come una delle più belle svolte dal calciatore in questa Ma stagione, certamente anche se sono sì, tre le partite. l'avevamo già evidenziato nel corso della No, perché puntata. qualcuno aveva criticato, aveva detto voi state guardando un calciatore che invece non ha fatto niente. No, noi Assolutamente abbiamo no. guardato invece una grande partita svolta L'avevo da De detto, diciamo, Luca nella allo scorsa puntata, Zaccherini. l'avevo detto nella scorsa puntata che De Luca aveva offerto una grandissima prestazione e quindi certamente era stato un matador, aveva messo in grossa difficoltà le retrovie del Foggia Calcio. Ora, nella partita con l'Avellino, credo che non ci sia stata assolutamente partita. Io l'incontro l'ho visto tutto quanto e niente, ho visto un Foggia in grande difficoltà, un Foggia molto lento, molto statico, un gioco molto prevedibile e di contro invece vi era un Avellino in palla, molto veloce, fluidità di gioco e quindi il risultato credo che sia giusto. Velocemente, al dottor Esposta, un giudizio su queste prime giornate del Foggia. Sono convinto che il Foggia stia andando molto, molto al di sotto di tutte le più negative aspettative. Una squadra che credo non abbia proprio la mentalità della Serie B. Ha ancora la testa in Lega Pro, quando tutto le riusciva in maniera facile. È l'unica matricola che sta deludendo fino a questo punto. Non ci sono più alibi, non c'è più l'alibi del caldo, non c'è più alibi della squadra, non c'è più alibi della preparazione atletica, perché è un gruppo che comunque vede l'ossatura di l'anno Ci potrebbe scorso. essere l'alibi della pioggia. No, ci potrebbe essere l'alibi che qualcosa non funziona più nel giornale spogliatoio, Vincenzo, perché siccome noi non vediamo il calcio da un anno e siccome questo è lo stesso allenatore che l'anno scorso con gli stessi giocatori ha fatto sfacelli in Serie C, forse occorreva qualche elemento più esperto.
E a questo punto occorre che qualcuno veramente si dia una svegliata, perché se conoscendo anche il campionato di Serie B, se il Foggia dovesse perdere ancora colpi e il calendario non le è favorevole, io credo veramente che fra qualche domenica la prossima casalinga presenta una bella partita molto molto difficile. Io credo che qualcuno abbia un attimino sopravvalutato qualche giocatore di troppo, e già il fatto che il Foggia alla terza comincia a giocare con due punte anziché con una significa che comincia a sbagliare, perché non puoi giocare con Beretta titolare. Beretta è stato preso come giovane, a questo punto sei un attaccante di peso, i tipici attaccanti che come nelle puntate scorse dicevamo sono in grado di garantirti 20 gol, vedi Caputo ieri, lo dico sempre Caputo perché credo che è uno di quei calciatori. C'è sempre quel Gilardino fermo ai box. Ma non so se, allora a questo punto io comincio a mettere in dubbio anche quale sia il budget del Foggia veramente, perché se loro pensano che con Mazzeo e Beretta e nulla in panchina, perché così è, come attaccante, pensano di far gol in Serie B con quella difesa, che con quella zona alta stroppa che continua a rimanere seduto in banchina o accovacciato e vede inerme fior di azioni dalla parte delle squadre avversarie, di contro non aveva una grande squadra, aveva l'Avellino che ha saputo prendere il Foggia continuamente in contropiede, quindi ha saputo giocare nonostante giocasse in casa su quelli che sono i difetti del Foggia. Un Foggia che ha un centrocampo che non filtra e una difesa con la Brodo che sta prendendo caterve di gol. Quindi è il caso che veramente stroppa corre ai ripari e rivede un attimino la sua mentalità. Bene, velocissimamente, due parole. Palermo? Che succede? Certamente il Foggia non avrà vita semplice contro il Palermo, seppur disputerà questo incontro davanti ai propri tifosi. Certamente il Palermo è una squadra che è retrocessa l'anno scorso, ma credo che abbia ambizioni di tornare quanto prima in Serie A. È dotato di un organico di alto livello e conseguentemente c'è da una parte un Palermo diciamo che ha una formazione importante, dall'altra c'è il Foggia che ha una condizione diciamo psicologica al momento certamente deficitaria. Però se vincesse il Foggia sarebbe un bel colpo. Sarebbe un bel colpo, però diciamo non sono molto fiducioso, cioè nel senso che mi auguro che il Foggia possa comunque disputare una buona gara dobbiamo averla questa dinanzi ai propri tifosi, però non sarà affatto semplice, perché i problemi restano, c'è un problema di staticità della difesa, un centrocampo come ha detto Luigi che non filtra e degli attaccanti che diciamo hanno ben figurato l'anno scorso in Lega Pro, però probabilmente non sono attaccanti di Serie B. Bene, chiudiamo questa parentesi, andiamo subito al campionato di Serie D. Un'altra delusione da Foggia a Manfredonia, una ennesima delusione, seconda delusione stagionale per il Manfredonia. Dopo la sconfitta interna contro la Turris perde malamente 3-0 contro la Frattese. Manfredonia che è apparso per detta anche dello stesso allenatore, non solo fuori condizioni, in cerca di una condizione, ma scarsa anche negli elementi a disposizione. Delusione ed amarezza da parte di Baratto, che dice la rosa va necessariamente completata. 3-0 il finale, un 3-0 che chiaramente diventa non solo amaro, ma potrebbe assumere un aspetto ancora più rilevante in negativo, visto e considerato che domenica prossima sarà ospite al Miramare l'Altamura, che è una squadra che in questo momento va per la maggiore, visto e considerato che la classifica arride proprio all'Altamura. Parliamo di questa partita, anzi io vorrei vedere prima le immagini, non so se il nostro Andrea Colaiani è pronto con la partita, mi fa un cenno se è possibile, non ho avuto... Vai. Possiamo andare? Sì. E quindi posso dare il via per la partita? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, dicevo, aspettiamo le immagini e parliamo di questa gara del Manfredonia, poi ci parlerai anche della partita svolta al Monterisi da parte del Cerignola, e con il dottore Esposto andremo invece a commentare su questo momento no del Manfredonia finché finisca al più presto. Chiaramente io francamente da tifoso sipontino chiaramente non mi aspettavo che il Manfredonia, era più che prevedibile che il Manfredonia non riuscisse a fare risultato sul campo della Frattese. Non fosse peraltro che, voglio dire, con l'organico di cui è dotato questo Manfredonia,
Certamente sixtantibus sarà difficile che il Manfredonia possa raccimolare qualche punto. È un organico che lo stesso mister ha qualificato, diciamo, in certi termini, quindi occorre quanto prima tornare sul mercato e quindi modificare in toto questo organico, di cui io salvo solo pochissimi elementi. A parte, diciamo, il discorso della condizione atletica, che è certamente deficitaria, atteso che questa formazione è iniziata ad allenarsi dopo il 15 di agosto. Quindi sono stati rimessi insieme alcuni calciatori, alcuni sono arrivati addirittura la settimana scorsa, però a prescindere da questo, questo organico è dotato di tanti under, ma di poca qualità, e mi dispiace doverlo dire, giocatori che potrebbero disputare a malapena campionati regionali, questo è il mio punto di vista ovviamente, e poi sugli over siamo in effetti deficitari. Veramente, devo dire, duole il cuore a vedere, diciamo, il Manfredonia in queste condizioni, scusami se uso questa espressione, anche perché il Manfredonia quest'anno, se avesse soltanto tenuto alcuni elementi della passata stagione, avrebbe avuto già l'ossatura della squadra al 60-70% già fatta. Quindi mi riferisco a Fiore, a De Filippo, che avrebbero potuto fungere da terzini ed erano degli under, è stato mandato via Bonabitacola, che sta facendo la panchina a Potenza, però è un 99. È arrivato un 2000 da Foggia, forse un certo Omar Bruno, che io l'ho visto negli allenamenti, secondo me era un ottimo fluidificante, un esterno d'attacco che comunque saltava l'uomo, ed è stato mandato via. Beh, è chiaro che quando, voglio dire, parti in ritardo, così come è successo per il Manfredonia, diventa davvero difficile allestire un organico tecnicamente, diciamo, valido. E oggi come oggi cosa acquisti? Acquisti o i Brocchi, diciamo, che militavano l'anno scorso in Serie D, che non hanno trovato, diciamo, Brocchi, c'è, cioè, nella Lazio. No, magari, c'è, cioè, che non hanno trovato una sistemazione. Brocchi, c'è, cioè, come si chiamano? Come Cessi. Certo, c'è, cioè, giocatori che non hanno nessun valore, oppure se devi comprare giocatori di valore, ti devi rivolgere poi a calciatori che l'anno scorso militavano in Lega Pro e che non hanno ancora trovato una sistemazione, perché ci sono delle problematiche di carattere economico e quindi chiedono stipendi importanti. Ma oggi come oggi, questo Manfredonia, come fa, diciamo, a venire fuori da questa situazione? Io credo che debba essere fatta quanto prima chiarezza dal punto di vista societario, perché oggi non sappiamo la società da che è composta, sappiamo che c'è un presidente soltanto, che comunque sia, credo sia in qualche modo, debba essere aiutato da dei soci finanziatori, non soci, dai finanziatori, diciamo, esterni. Però non si sa il budget, non si sa che cosa si deve fare, sappiamo soltanto che stiamo rivegliando le brutte figure, perché è la terza partita ufficiale che il Manfredonia disputa e è la terza sconfitta, ma il fatto problematico è che questo Manfredonia non esprime nessun gioco, in pratica si chiude nella propria metà campo ed è lì ad aspettare, diciamo, le furie delle altre squadre che attaccano da destra, da sinistra, da centrocampo, non fa filtro, quindi sostanzialmente è anche poco a volte perdere 3-0. Di questo passo il Manfredonia, se non corre ai ripari, non compra almeno 5-6 giocatori di valore, le perderà tutte le partite. Qualcuno ha paragonato questo Manfredonia al Manfredonia del campionato d'eccellenza, al primo campionato d'eccellenza, quando c'era Karel Zeman ad allenare la squadra, a Luigi. Sì, io non ho capito quello che veramente hanno intenzione, hanno quello che hanno in testa Antonio e i suoi collaboratori, Cangellato, Vitaglione, l'allenatore che ha accettato di metterci la faccia. Però l'allenatore si lamenta del fatto che è una rosa che va completata. Allora, due sono le cose, o l'hanno preso in giro, e quindi è bene che qualcuno parli, perché anche l'amico Giovanni Anissandi, che l'ha detto stampa, ci deve spiegare a noi cittadini e sportivi qual è il progetto di questo Manfredonia, come diceva Antonio, perché non si può arrivare a metà settembre e stare allo stesso punto di 20 giorni fa, quando si diceva dateci il tempo e cominciamo a lavorare. Il Manfredonia rischia di fare una caterva di figure che non sono degne della peggior squadra di Serie D, ma il Manfredonia ha anche un blasone da difendere, un blasone che noi come sportivi di Manfredonia, non è che ci fa piacere parlare male del Foggia, del Biceglie, del Cerignola. Però vedere questo Manfredonia, che come ha detto Antonio, cerca soprattutto di non prenderle ed esce da 4-0, 3-0, perde in casa, domenica prossima sarà uguale, cioè non c'è testa e coda in questo progetto. Questa non è una squadra, è un gruppo di elementi assemblati qui e là senza nessun progetto,
Un allenatore e due direttori, lo dicevo l'altra volta, lo ridico ancora, qualcuno mi deve spiegare cosa ci fanno Vitaglione e Cancellato quando a Manfredonia mancano i quattrini per cambiare i giocatori, perché chiunque venga a giocare oggi a Manfredonia vuole i soldi, perché come scherzavamo dicendo prima, oggi ci sono due tipi di giocatori liberi, o quelli che per scarsa qualità non si sono accasati da nessuna parte, o ci sono giocatori che stanno fermi perché non si sono accordati con nessuno, perché stanno aspettando che qualcuno gli riconosca ciò che chiedono. Qualcuno come Vitaglione, Giovanni, Cancellato, visto che ne sono tanti, ci vuole far capire ai tifosi qual è il loro progetto? E noi magari accettiamo, perché vabbè, ci dicono non ci sono fondi. A questi signori. Ci rassegniamo e vuol dire che ci sarà questa stagione, giusto per... Io non so se... Chiaro, no, io volevo semplicemente dire che probabilmente, non voglio spezzare una lancia in favore dell'addetto stampa Giovanni Onestanti, però cerco in qualche modo di interpretare quello che accade. Evidentemente quando in una società regna sovrana la confusione e quindi probabilmente non ci sono certezze, è evidente che anche se l'addetto stampa si affanna in qualche modo a voler comunicare alla città determinate notizie o altro e fa delle domande a chi di competenza, quindi al presidente, al direttore sportivo, all'allenatore, al team manager, e questi non sono in grado di dare delle risposte perché regna sovrana la confusione, neanche l'addetto stampa può riferire alcunché. E quindi io credo che il Manfredonia stia vivendo veramente una storia triste in questo particolare momento, laddove non c'è nessuna certezza, c'è soltanto giustamente una squadra che è stata assemblata, se si può parlare di squadra, ma squadra non è, c'è un gruppo di calciatori messi lì, diciamo, che si allenano, diciamo, durante tutti i giorni, ma senza un concetto di gioco, una coralità, cioè neanche ci sono tantissimi under, ma voglio dire di scarso valore anche, cioè noi ci sono defianze a centrocampo, in attacco, noi durante tre gare non siamo riusciti a portare a termine un'azione d'attacco efficace, non siamo riusciti mai ad inquadrare la porta con un calcio di punizione di Michi Rinaldi, ma non riusciamo a costruire gioco, a fare niente, noi siamo soltanto lì a difenderci. No, in tre gare, scusami Antonio, non sei stato capace di fare un gol. Appunto, quello che volevo dire, ma dicevo un tiro in porta. Perché come dicevamo prima, almeno parlando del Foggia, ma parlando anche di squadre di bassa classifica in tutti i campionati nazionali, uno può pure perdere 3-1. Invece no, non si riesce proprio a concretizzare nulla. Il gioco del calcio, che qual è a questo punto? Ma io tiro un concetto un attimino più delicato. Se loro ci dicono che non ci sono i fondi per affrontare il campionato, nessuno avrà da dire nulla. Certamente perché sì. È questo il problema, non è che possiamo puntare il dito contro chi che sia. Ma io voglio capire una cosa e la ridirò fino all'estrema forza. Questo sponsor che in maniera orgogliosa portano sulle maglie, dove sta? Quali sono gli accordi? Ecco perché io chiamo l'addetto stampa in ballo. Ci vuole dire il caro Giovanni Amico, sempre, gli accordi di questo sponsor che vincolava la presenza del presidente Sdanga a rispettare gli accordi, che ha riempito il Miramare di striscioni, di cartelloni, che viaggiamo con le magliette di uno sponsor che insomma non è proprio comodo. Qual è il programma, qual è il progetto? Perché se ci dai i soldi a dicembre, non lo so nelle tasche di chi serviranno, se lo sponsor deve onorare, anche questo è una grande confusione. Perché tanta gente che vede, cioè se una persona non onora più un contratto, quella maglia deve essere coperta e i cartelloni rimossi. Noi invece vediamo la maglia con lo sponsor Energas, lo dico, i cartelloni pure stanno tutti là, però i soldi non ci sono. Allora, ci fate capire, visto che la squadra non appartiene al presidente, così come non appartiene nemmeno all'Energas, ci vogliono far capire a noi cittadini quali sono i problemi che attanagliano questa situazione? Dopo che li sappiamo, noi ci arrendiamo e accettiamo qualsiasi cosa, ma fino a quel giorno la squadra non è della proprietà di nessuno e non ci posso nemmeno dire venite voi e venite a cacciare i soldi, perché qui c'è gente che ha delle responsabilità morali e giuridiche anche rispetto a questa situazione che si sta creando. Va bene, io direi di leggere un attimo i risultati di questa giornata, la seconda: Cerignola Nardò 0-0, Aversa Normanna Sporting Fulgor 1-1, Frattese Manfredonia 3-0, Pomigliano Picerno 1-1, Potenza Gragnano 2-0, Sansevero Francavilla 1-1, Sarnese Gravina 2-2, Team Altamura Taranto 2-1, Turris Cavese 0-0. Il nostro Antonio è stato al Monterisi, una delusione quella
del Cerignola. È vero che era la prima partita al cospetto dei propri tifosi, visto che la precedente non si è svolta, però tutti si aspettavano un Cerignola all'arma bianca, invece Cerignola che delude anche tante aspettative. Vabbè, è successo quello che a volte quasi capita nel calcio, ossia allestisci un organico di primo ordine e non sempre l'organico è ben assemblato, nel senso che poi i risultati che ci si aspetta vengono fuori. Cioè, il Cerignola però, io devo dirlo, cioè, la qualità è evidente nei calciatori, perché poi quando giocano la palla sono capaci di arrivare in porta con tre passaggi, è quello che si è visto ieri. Soltanto che c'è stata molta confusione tattica e poi hanno trovato di fronte un Nardò organizzato ottimamente, bravissimo mister Taurino ad aver motivato i propri calciatori, dove vi è un 4 del 98 che unitamente al 9 Balestrieri hanno tenuto veramente in scacco il Cerignola. Però ieri ho cercato di vedere, di capire anche il motivo per cui il Cerignola ieri non si è espresso, diciamo, come avrebbe dovuto, perché ricordiamo il Cerignola è una squadra a trazione anteriore, ha davanti Gambino, Longo e Montaldi che fanno veramente la differenza, sono giocatori. Ma sono uguali, tutti e tre. Sono giocatori di categoria superiore, certo, un po' di, si schiacciano un po' i piedi, come si dice nel gergo. Però questo Cerignola secondo me gli manca qualcosa a centrocampo, un centrocampo un po' statico. E vi è da dire anche che molto probabilmente ha pagato lo scotto per non aver potuto disputare la prima gara, perché il Cerignola avrebbe dovuto giocare, ricordiamolo, contro la Fulgor Molfetta sul campo di Canosa, che si è reso indisponibile. E guarda, dice tanto non aver potuto disputare la prima gara di campionato, perché è mancato un incontro ufficiale e quindi il Cerignola poi ha esordito ieri con 7 giorni di ritardo rispetto alle altre squadre. Probabilmente se avesse giocato quella prima gara davanti ai propri tifosi avrebbe disputato una gara differente. Anche se è un po' strano che il Molfetta gioca a Canosa, che è più vicina a Cerignola, che non, ma più o meno la stessa strada. Però questo è il campo che si è reso disponibile. Avrebbe dovuto scegliere più un campo verso il sud barese, non verso il nord barese, no? Allora, è una questione anche di disponibilità, evidentemente. Esattamente. Evidentemente chi doveva dare la disponibilità non l'ha data. Io volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto Antonio. La gara la recupereranno, non è che l'hanno persa. Non credo che sia condivisibile il fatto che il Cerignola con Nardò, che è una squadra assolutamente mediocre sull'organico, sulla carta, possa permettersi di pareggiare in casa la prima, perché a livello anche di quelli che sono gli, diciamo, gli entusiasmi che si sono creati, credo che questo sia più il risultato giusto di chi pensa di distruggere tutti facilmente e quindi stecca la prima. Credo che debba fare un po' mente locale rispetto all'umiltà, perché a volte i campionati si vincono, l'abbiamo visto l'anno scorso col Bicelli, anche con la calma, la tranquillità, evitando strombazzate facili, perché poi il campo è un'altra cosa rispetto ai soldi. E su questo, insomma, credo che se andiamo a vedere la partita di ieri di amici che l'hanno vista, no, io vorrei vedere invece se nelle mie parole. Vorrei vedere un po' se è pronto il video del, non so se Andrea può darci un notizia. Eccolo qui, Frattesi e Manfredonia, guardiamo. Senza audio, Antonio. E senza audio. No, ma io le immagini le ho guardate. Cioè, vabbè, qui c'è una simulazione, infatti, diciamo, viene ammonito l'attaccante, perché in effetti il contatto tra Mario Esposito e l'attaccante non c'è stato. E qui avevano in effetti rivendicato l'assegnazione di un calcio di rigore, e giustamente l'arbitro non lo ha assegnato, perché alcun contatto c'è stato. Sembra di stare che stava sulla piscina. Ma dopo, diciamo, questa azione qui, poi vediamo che loro segnano, diciamo, un gol dove il portiere, diciamo, non può far nulla, perché c'è un tiro, diciamo, nella parte laterale del campo che va sul secondo palo all'incrocio dei pali, e adesso lo vedremo anche fra un po'. Ecco qui, cioè, questo è il gol, quindi qua c'è stato poco da fare per Bagnara, cioè, l'incolpevole Bagnara, cioè, ha trovato la traiettoria perfetta, diciamo, e quindi da lì sono passati in vantaggio. Poi c'è stata l'assegnazione di un calcio di rigore, sacrosanto, anche qui guarda, ci sono delle ingenuità, loro riescono ad entrare nell'area avversaria
con estrema facilità. È come un coltello nel burro. Ma certamente, cioè, non c'è proprio coralità di gioco, senso della posizione, cioè, ma le immagini sono piuttosto, diciamo, eloquenti. E qui, diciamo, il calcio di rigore è sacrosanto. Poi c'è il terzo gol, quindi una gara che in effetti, cioè, io ho avuto modo di parlare con delle persone che hanno assistito all'incontro, ci siamo stati letteralmente presi a pallate dalla Frattese, cioè, hanno giocato sempre nella nostra metà campo, quindi... Vabbè, un po' come domenica scorsa, non è che... Sì, perché comunque non riusciamo a essere, voglio dire, oggi leggevo una intervista rilasciata da Vitaglione, dobbiamo migliorare in difesa e essere più cinici in attacco, ma io poi mi chiedo, ma come si fa a essere cinici con questo attacco? Cioè, questo è un attacco spuntato, composto da giocatori, ecco, per carità, non me ne vogliano, ma non sono chiaramente giocatori di categoria da Serie D. Cioè, con tutto il rispetto per... C'è buona volontà. C'è tanta buona volontà, però, cioè, voglio dire, occorre una punta di categoria che sappia... Eccolo il terzo gol. Dicevo, Antonio, non è che, a parte la critica che viene fatta a questi calciatori, dicevi, non sono calciatori di categoria, però è anche vero che sono stati scelti per disputare un campionato, riescono a dare quello che possono dare, il problema è chi li ha scelti. No, allora, Scott, se chiami, purtroppo non abbiamo potuto, e anche questa è una pecca della società, siamo arrivati alla seconda partita di campionato e noi non riusciamo ad avere in trasmissione qualcuno che rappresenti la società, né calciatore né dirigente. Luigi voleva però dire qualcosa prima. No, scusami un attimo. Sono rimasto un attimino dalle immagini. No, sono rimasto un po' così dalle immagini, perché ecco, quando parlavamo della questione della dignità nel calcio, i calciatori si impegnano, però si vede i limiti, non per dare ragione a Antonio, però si vede chiaramente poca cosa la squadra, manca un gioco, manca la testa e la coda. No? Però noi abbiamo a questo punto in primis, cioè, una giustificazione da affidare a questi calciatori, perché sono stati investiti da 10 giorni praticamente di questa incompensa. Il problema è questo, si torna sempre lì, è come il cane che si morde la coda. Noi oggi, da giornalisti, da opinionisti o comunque anche il tifoso manfredoniano, non sa che tipo di investimento questa società ha inteso fare per la stagione in corso, perché ci sono dei budget, le società si costruiscono sui budget, il presidente o chi per lui o coloro che stanno dietro chiamano un direttore sportivo e gli dicono: per quest'anno hai a disposizione 200.000 euro, 150.000 euro, 100.000, 300.000, e sul budget che hai a disposizione si costruisce la squadra, che dovrei dire agiamo di conseguenza. Se chiaramente oggi il Manfredone si ritrova ad avere questi calciatori è perché evidentemente il budget è molto ma molto risicato, molto, quindi risicato. Inevitabilmente devi andare ad acquisire le prestazioni professionali di calciatori mediocri. Bene, sono quelle tutte che sono domande che chiaramente dovremmo fare anche agli addetti ai lavori, dovremmo fare quanto prima ai vertici societari. Ricordiamo, per quanto riguarda la classifica, Potenza e Altamura sono a 6 punti, Frattese, Sarnese, Gravina, Picerno e Turris a 4, Taranto a 3, Francavilla a 2, poi un punto Fulgor Molfetta, Audace Cerignola, Pomigliano, San Severo, Nardò, Cavese e 0 punti Gragnano e Manfredonia. Ovviamente Fulgor Molfetta e Audace Cerignola hanno disputato una partita in meno, e il prossimo appuntamento per quel che riguarda il Manfredonia, e qui vorrei un commento da entrambi, riguarda la gara tra Manfredonia e Team Altamura che si gioca domenica prossima. Le altre partite sono Picerno Frattese, Cavese Aversa, Gragnano Cerignola, Gravina Francavilla, Nardò San Severo, Fulgor Pomigliano, Taranto Sarnese e Turris Potenza. Parliamo di questa probabile partita che si svolgerà domenica prossima tra il Manfredonia e il Team Altamura. Io credo che ovviamente non cambierà assolutamente nulla, perché o la società, voglio dire, da domani acquisisce le prestazioni di almeno 5-6 giocatori over importanti, e quindi si può pensare che grazie alla esperienza di quelli che arriveranno e alle capacità tecniche di quelli che arriveranno si può sperare di almeno di pareggiare contro l'Altamura, non dico di vincere ma di pareggiare. Altrimenti, se la formazione, l'organico resterà quello che ha, diciamo, affrontato poi la Frattese, io credo che il Manfredonia irrimediabilmente subirà un'ennesima sconfitta
davanti ai propri tifosi, perché è chiaro, questo è l'organico davanti, probabilmente ce ne potrebbero essere molti più anche da Altamura, visto che certamente sì, c'è l'ambizione da parte di Altamura, poi la possibilità anche di vincere in trasferta, perché poi ma oggi con noi chiunque, anche una squadra di promozione riuscirebbe a vincere, te lo dico, certo, Vincenzo, certo. Mi dispiace dover parlare in questi termini, ma l'organico è veramente un organico purtroppo di categoria regionale. Luigi Esposto, a chiudere. No, io inviterei veramente l'amico Antonio Stanca a fare a questo punto un comunicato ufficiale in cui ci spiega veramente, per evitare brutte figure, sofferenze e quant'altro, veramente di venire fuori da questo stato di... Non direi tanto confusione, Antonio, secondo me c'è questo assoluto silenzio che è qualcosa veramente di molto molto antipatico. Se ci fosse un po' di chiarezza nei confronti di tutti, secondo me saremmo tutti più tranquilli, saremmo tutti più, anche più collaboranti nei suoi confronti, e gli saremmo anche grati di una chiarezza che credo a questo punto abbiamo il dovere di avere, scusate il gioco di parole. Bene, noi chiudiamo, ovviamente abbiamo parlato un po' di più del Manfredonia, visto e considerato che questa è Manfredonia TV, abbiamo fatto cenno al Foggia, due partite difficilissime per il Foggia e per il Manfredonia, sabato il Foggia e poi il Manfredonia domenica, ovviamente ci aspettiamo da entrambe le squadre una reazione, se reazione si può definire in questo caso. Io ringrazio ovviamente Luigi Esposto, grazie, ringrazio Antonio Castriotta, ciao. Ringrazio la nostra mascotte Lilli per questa presenza così bella, importante, simpatica. Do appuntamento alla prossima settimana, a lunedì prossimo, sempre per Secondo Noi da Manfredonia TV. Grazie.